Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Hogwarts Legacy. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, signori. Dobbiamo andare ad incontrare Natty a distanze siderali. Ma prima di far questo andiamo un attimino a riscattare un po' di cose, perché noi abbiamo delle sfide sfidose che abbiamo fatto. Quindi credo che possiamo riscattare un po' di cosette. Nello specifico cosa? Questa... questa, vabbè, ci vuole parecchio. E cos'altro possiamo fare? Missioni. Abbiamo questa qui, ok. Queste le stiamo spippolando. Qui abbiamo sbloccato questo qui. Poi vediamo anche un attimino la situazione, indipendentemente dalle missioni. Comunque il nostro inventario, che credo che sia bello pienotto. Foglie di tentaculum velenosa. Vabbè, queste sono le cose che abbiamo recuperato e va bene. Un po' di piantine qua e là. Ok. Mentre per quanto riguarda l'equipaggiamento andiamo a rivedere un attimino la situazione. Allora, questi sono quelli che abbiamo. Poi abbiamo quest'altro attacco 24 e questo attacco 32. Attenzione. E qui subito andiamo a cambiare l'attrezzatura. Andiamo a vedere anche... vabbè, il viso io non sto mettendo niente perché... insomma, tutto quello che possiamo mettere è un po' bruttino. 21, 32 sti occhiali però, e 26 questi. Vabbè, dai. insomma, un po' così, eh. Questi 10 di difesa, questi andiamo con 34 di difesa. Quello ci stava meglio, però... beh, signori, andiamo a vedere anche un po' l'utilità. Così andiamo in... certo, andiamo in giro veramente da barboni in modo imbarazzante. 21 difesa, 18 e 26. Ok, poi vediamo anche come applicare eventuali caratteristiche varie ed eventuali. Qui, allora, avevamo questo qua che era doppione. 20, 18, questo qua che abbiamo adesso 24. Quest'altro 5, questo 32. Valore di vendita 60, questo vabbè niente, ci aveva regalato. Questi qua però di più. Questo più che altro perché non ha slot potenziamento, questo qua sì invece. Però poi capiamo anche per gli slot potenziamento. Ah, li possiamo anche distruggere tra l'altro gli oggetti, così siamo vestiti un po' da... insomma, molto alternativi, ma ci sta. Questo qui ci dà 20 di difesa, questo 26 di difesa, anche lui ha lo slot. Ah, qua siamo vestiti proprio da cowboy, eh. Ci manca la pistola, la rivoltella e via. Questo non danno niente, è solo una cosa estetica. Bello questo. Bello. Ok. Vabbè, siamo attrezzati, signori, possiamo partire. Dobbiamo farci una bella scarpinata, ce la dobbiamo fare a piedi, credo. E può anche andar bene in realtà. Poi dobbiamo ricordarci di andare a recuperare nella cosa di erbologia. Nella sala di erbologia dobbiamo andare a recuperare la pianta là che avevamo piantato. Ma lo faremo a tempo debito. Dobbiamo farci un po' una scarpinata, però ci può stare. Magari approfittiamo anche per dare un'occhiatina in giro. Revelio. Revelio però, aspetta, mi devo avvicinare più a edifici eventuali. Un'altra avventura poi ti aspetta, eh? Sì, stamanna. Ora ci facciamo un giretto pure qua, poi che fa? Non vai pure nella cosa proibita? Dove? No, devo passare. Cos'è? Ah, del piccionume? Va bene. E io... nel mentre passo pure qua. Allora, cose di erbologia in realtà era qua sopra. Però vabbè, ci ripassiamo un'altra volta, signori. Mo ci facciamo questo giro qua. Ci sta anche un po' di esplorazione, dai. Revelio, signori, abbiate pazienza. Lo so che lo spammerò fino a darvi addirittura fastidio. Ma da fastidio a me, ma lo so. Dobbiamo... c'è anche qui sotto, non so come ci si arriva, ma nel mentre spacchettiamo questi. Allora, diciamo che come siamo vestiti adesso è efficace, però è bruttino. È bruttino, ma ce lo facciamo andare bene. Ce lo facciamo andare bene uguale. Un po' di funghetti. Anche l'esplorazione ha il suo perché comunque.
qua. Vediamo se c'è qualcosa. Perché sicuramente qua. So che dovevo andare sotto, però signori, io sono tentato tantissimo dall'esplorazione, anche perché il gioco ti spinge ad esplorare, insomma, mo magari sì, c'è una tua missione e quant'altro, ma non sai se Ripeto. poi qua effettivamente ci andrai in un'altra occasione o no. Questa che roba, eh? Non lo so, però che fa? Non ha occhi? Occhiali di drago oro. Avicionaia? Altra zona di riposo dei gufi. Sempre postini anche voi? O. Ma penso di sì. Questo credo che sia la cosa delle lettere della scuola. Sì. Gufi di Hogwarts. I gufi della scuola e quelli degli studenti vivono qui nella guferia di Hogwarts. Si suggerisce di procedere con cautela, tenendo d'occhio escrementi e scheletri di topo rigurgitati. Insomma, un po' così, ma è onesto, vedi? So comunque le pagine di Hogwarts, signori. C'è comunque da spiccionare. Certo, magari se avevamo la scopa sarebbe stato tutto più semplice, Ribellio. più. È più Leviosa. fattibile, tra virgolette, nel senso. Ok, un'altra pagina l'abbiamo presa. Ribellio. La pagina, pagina. Dove è andata? Porco due. Eccola là, sta arrivando, sta arrivando. Tazzo. Zapim! Ribellio. Nient'altro? Pagine sono finite? Sì, queste sono goofy, mi sa. Ok. Vabbè, signori, torniamo sui nostri passi. Io a questo punto approfitto per esplorare anche in vostra compagnia. So che magari potrei tagliare gli spostamenti, eccetera. Però io penso, come mi avete anche detto, in realtà alcuni, che. Cioè, insomma, anche l'esplorazione fa parte del gioco. Anche il fatto di scoprire determinate zone è una cosa molto bella del titolo. Perché guardate qua che scorci, guardate che spettacolo. Cioè, non vi vorrei far perdere sta figaggine anche dell'aspetto esplorativo. Quindi, sperando di non spezzarci le tibie, lo facciamo anche insieme. Perché pure l'altra volta, che poi in realtà ci siamo ricollegati, quando ero andato a prendere le biglie della tipa, comunque avevamo visto magari la zona delle scale magiche di Hogwarts, avevamo visto la zona delle. Dei contapunti delle case, quindi le clessidre, insomma, sono cose classiche, ma anche cose extra che magari possiamo trovare in giro. Immagino che siano estremamente infognanti anche per chi segue la serie, anche perché altrimenti limitarsi solo a seguire storie e Ribellio. quant'altro sarebbe una rottura di coglioni, ma è una cosa che io non voglio fare, nel senso voglio vedermela tutta per bene. C'era questa scorciatoia, tra parentesi, e ok. Quei palloni non so se servono a qualcosa, se indicano qualcosa, ma noi andiamo per la nostra strada. Voi mi raccomando, commentate sempre perché vi ricordo, ragazzi, che anche i commenti sono molto importanti per YouTube, quindi fate il possibile anche sotto questo punto di vista. Lasciate anche un commentino, oltre a like e condivisioni, perché insomma è importante per supportare la serie. Oh, maledizione. Sapevo io. Qualcosa, ragazzi, devo buttare. Magari qualcosa che vale veramente poco. 190. No, qua valgono. Qua abbiamo trovato pure questi altri occhiali. 37 che mettiamo. Abbiamo qualcosa che magari vale poco e niente. 60 è la cosa che vale meno, ricordiamoci. Sì, pure il cappello. 90, 150. Vabbè, se devo bruciare una cosa, brucio quella che vale meno. Tipo questo qua, l'abito scolastico che. Vale veramente poco. Poi appena arriviamo nella zona che dove c'è la tipa, credo che possiamo recuperare
un negozietto. Porco due. Dai, 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 dai. Allora, qua intanto andiamo a vedere pure quest'altro che però fa più difesa, ma questa... Beh, vabbè, fa parecchia più difesa. 60, 90, 150. Sempre tra i mantellini, mi sa che c'erano quelli che valevano un po' meno. Uno che era quello che ci aveva regalato. 60 e 150. Vabbè, a sto punto, signori. Uno... E l'altro cappello che pure. Lo so che sti occhialetti sono veramente brutti, ma purtroppo questo è cappello di pelo che lascia il tempo che trova. Qui però c'era Ribeglio. Anche ah ok, questo. Ma questo ci indica qua così. Allora, strumenti da guardiano. Si può supporre che questo set di strumenti sia incantato per creare mobilio vario adatto a un'accogliente capanna nelle dimensioni che più aggradano il suo occupante. Ok. C'è segnata anche una grotta, ma a sto punto ci veniamo dopo alla grotta. Ma io posso usare, tipo... No, per sapere se posso favolare bestia. Meglio indagare. Cosa? Nella grotta, non adesso, no. È perché sicuramente troveremo qualcosa. E io voglio prima rivendermi un po' di roba. Ah, vedi, là c'è quello là. Però aspetta, posso prima... Cioè, posso evitarmela. Questo posto lei? Sembra uscito da un libro di favole. Vai, segnami questo senza parlare con lei, Ah, è un vero piacere vederti. Aspetta, devo prima andarmi a vendere delle cose che spero si possano vendere qua. No, se no non ne usciamo più. Salve, signore. Guarda che tipo. Cosa noi qui? Salve, io sono Jalal Semi e questo è il mio negozio di pozioni. Posso rispondere a qualsiasi domanda sul borgo. Beh, anche le domande sono interessanti, quindi... C'è qualche voce qui in giro in paese? Avrai notato che c'è una certa rivalità con Upper Oxfield. A me interessa poco, ma la nostra è comunque la migliore delle due Oxfield e anche migliore di molti altri posti. Potrebbe raccontarmi di lei? Vediamo. Sono il pozionante di spicco di Lower Oxfield, ma un tempo ero solo uno studente di Hogwarts come te. Infatti, ti farò lo sconto studenti. E il prezzo è normale. I miei prezzi sono già abbastanza bassi. Che cosa vende? Vendo pozioni e i loro ingredienti. Per me, se non si può sistemare con una pozione, allora è meglio lasciar perdere. Uso solo ingredienti locali e le mie pozioni garantiscono sicurezza e salute. Vediamo, vediamo la mercanzia. Ed eventualmente... Con cosa posso aiutarti oggi? Ti dovresti comprare un po' di roba che c'ho io, se non le dispiace. Allora, questo... 20 e questo 24. Magari uno lo vendo, uno me lo tengo. Ma tu dici, non avrò difficoltà a trovare un compratore. Grazie. Vabbè, sì, è inutile. Ci teniamo tutta sta roba. Ma sì, svuotiamoci l'inventario, signori. Tanto sicuramente li troveremo pure questo. Straordinario, abito scolastico rifinito. È molto figo, però... Sti cazzi. Questo qua perché non lo posso vendere? Non lo posso vendere, non lo posso equipaggiare, ma te lo vendo perché tanto fa cagare. Grazie, caro. Spero di rivederti presto. A sti prezzi. Revelio. Allora, vediamo. Vediamo un attimino perché non qua so c'è. Se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. È un po' tanto piccolo. Allora, vabbè, svuotiamo lo svuotabile anche da qui, poi ci facciamo anche le... serratura, va bene. Oh, scusi, ho dato una testata. Necessario accettare tutto?
Ma noi accettiamo, signori, noi accettiamo. Scusate. Ok, ok, ok. Quindi con estrema leggiadria, olio cuore style, andiamo a quello sta qua dentro, quell'altro pure. Ho creduto che i seguaci di Ranrock si sarebbero spinti a tanto. E vabbè, facciamo pure queste missioni, va. No, io le faccio tutte, ve lo dico. Va tutto bene? Ah, non direi. Ho appena perso tutte le mie merci e per poco la vita. Ti conviene cercare un altro mercante? Io non ho nulla da vendere. Ah, non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrock e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato. Ranrock non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Quelli di Ranrock ti hanno mai attaccato in questo modo? È da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliono sia la violenza. Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrock diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrock pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì, è la mia vocazione, anche se molti la ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi tutti i miei familiari lavorano con i metalli o alla Gringot. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrock non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Vabbè, noi volendo. Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti. Terrò gli occhi aperti con questi occhiali. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Comunque hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. Dove sta qui oltre le rovine? Ah, però vedi che me l'ha segnato. Se avrei preferito farlo in circostanze migliori. Ok. E facciamo una cosa però. Ci facciamo subito sta missione o accettiamo anche l'altra che magari comunque potrebbe essere sempre da quel lato? Qui. Aspetta, io cerco sempre di evitare la signora. Dopo qua quello non vorrei... che Ranrock ha fatto a quel banchiere goblin alla Gringot, ciò che è successo ad Arn non dovrebbe sorprendermi. Allora, Rebellion. Poi vado pure fare quella missione, però prima magari vediamo. Ciao, hai bisogno di qualcosa? Oh, grazie al cielo. Sì. È sempre serpe verde. Pinches Medley, dei Pinches Medley di Bath. Speravo proprio che passasse qualcuno. Stavo per disobbedire a mio padre e non me lo sarei mai perdonato. Vedi, devo recuperare una cosa dal fondale del lago. Non è che mi offriresti il tuo aiuto? Un'immersione nel lago potrebbe essere una bella avventura. Spiegami meglio. Splendido, proprio la risposta su cui contavo. Cosa hai bisogno di recuperare? Anni fa, mio nonno, che si riteneva un astronomo esperto, salpò da Hogsmeade con mia nonna per quella che doveva essere una crociera per guardare le stelle. Vecchi marpioni. Non fecero ritorno. Mi dispiace tanto. Cosa gli è successo? Non è dato sapere. Sappiamo che né loro né l'imbarcazione arrivarono a riva. Si pensa siano annegati entrambi. Mio padre è rimasto così segnato dall'evento che ci ha vietato persino di avvicinarci al Lago Nero. Il tanto amato astrolabio di famiglia è scomparso con loro quella notte. Se potessi immergerti e recuperarlo per me, mio padre ritroverebbe la pace. Allora, pensavi che il nome Pinches Medley di Bath mi dicesse qualcosa? Perché dovrei conoscere la tua famiglia? È come chiedere perché il cielo è blu o l'erba verde. Proprio modesta. Il nome dei Pinches Medley è sinonimo di curiosità intellettuale. Siamo noti per i nostri contributi nelle scienze e nelle arti. Mi sorprende che il nostro nome non ti sia noto.
Ma con tutto ciò che pianifico di scoprire, tutti coloro che ancora non conoscono il nostro nome presto lo faranno. Ho la sensazione che ci terremo l'astrolabio. No? Vabbè. Cos'è esattamente un astrolabio? Si tratta di un antico strumento di navigazione. Praticamente un modello portatile dell'universo. Si usa principalmente per studiare le stelle e per le ricerche astronomiche, ma ha mille usi diversi. Davvero affascinante. Sfortunatamente temo sia ormai arrugginito e non riparabile, ma comunque vorremmo riaverlo. Sarebbe come riavere con noi i nostri nonni. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Mi sembra troppo pericoloso, soprattutto per un oggetto che ha solo un valore sentimentale. Capisco. Ma te ne sarei riconoscente a vita. E poi potresti scoprire molto più dell'astrolabio. Se dovessi trovare altro, rimarrebbe tutto a te. Ho incrociato le informazioni sull'ultimo avvistamento dell'imbarcazione, la topografia del lago e i grafici di profondità. La mia deduzione è che si trovi proprio laggiù, a circa 200 metri dal molo. Vorrei tanto poter riavere l'astrolabio di mio nonno. E praticamente sono affondati a riva, scusa. Spero troverai l'astrolabio. Significherebbe molto per la nostra famiglia. Pare che l'astrolabio si trovi a nord-est del molo. Devo immergermi e scoprire se è lì. Allora, nord-est del molo, sì, è praticamente qua di fronte, ma... Vabbè, proviamo. E Sapim! Come ci immergiamo? Tanto per... L3 per nuotare rapidamente, ce lo dirà, immagino. Immagino potremmo anche affondare malissimo, ma... Vediamo. Vabbè, nuota sappiamo nuotare, Come detto, non so come immergermi, sto provando a premere tutti i tasti, ma ancora non funziona. Ce lo dirà adesso, l'astrolabio penso. Della famiglia Pinches Medley deve essere qui. Sì, ma... Come vado sotto? Non lo so. Ah, ma devo... Ah, così, ma scusa, io pensavo di poter... Va a cagare, va. Pensavo fosse una cosa più figa, tipo esplorare le profondità marine seriamente. E invece no, è solo una spippolata così. Vabbè, ci sta, eh. Poi de notte, top proprio. Occhiali. Bene. Ecco l'astrolabio. Aspetta che... Devo far sapere a Grace che ho trovato l'astrolabio della sua famiglia. Sì, sì, intanto però... Ne approfitto per fare un po' di immersioni randomiche. No, non pensavo si potesse fare in questo modo, onestamente. Cioè, pensavo proprio di poter andare a fondo. E sta di fatto che abbiamo... Scusa se esco qua, facciamo prima, no? Almeno vediamo pure cosa c'è qua. Ci siamo frascicati male. Rebellion. Cos'è? Ah, tiriamo le pietre. Vabbè, un po' barare questo però, Qua c'è qualcosa? Ah, interessante. E questo si aprirà sicuramente accendendo ste cose. Aspetta. Succo di sanguisuga. Molto bene. Immagino. Incendio! No, però non si è acceso. Sembrava. No. Taccio! Levioso! Incendio! E com'è Lumos. Possibile? No. Ero convinto si potesse Rivello. Per poi aprire quello, ma in realtà no. Vabbè, comunque portiamo la roba alla tipa e poi vediamo perché abbiamo anche raccattato qualcos'altro. La missione non sia stata troppo difficile.
Ma che difficile, Ciao, ma Grace. tenga Ho l'astrolabio, seguito va. le tue indicazioni e mi sono immerso nel lago nero. Oh, incredibile! Hai trovato l'astrolabio? Sì, ma non è stato facile. Merito una ricompensa. È un pochino stronzi, dobbiamo una essere. Una richiesta ragionevole. Una ricompensa per il tesoro riportato a galla. Beh, Grazie per ragionevole. Averlo recuperato. Faresti meglio a individuare altre località dove immergerti. Te la cavi bene e potresti trovare diverse cose sul fondale. Grazie di nuovo. E continua con le immersioni, monete. Mi raccomando. Hai talento nella ricerca di tesori sommersi. Completa la missione secondaria degli amici. Ok. Cavatappi marrone che è scuro. Bene, bene, bene. Beh, se signori. Qui per le mie merci, sappi che non ho ancora i miei carri. Lo so. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a vedere prima la missione. E le chiavi di Dedalo. Vabbè, queste sono così. Segniamoci questa. Andiamo però anche a. Poi mi devo ricordare anche di. Andare a vedere il teletrasporto lì. Allora, cosa avevamo beccato? Quanti no? Altri occhiali? Sì, avevamo preso questi che però fanno un po' cagare per quanto sono meno imbarazzanti di questi. Vabbè, tanto poi ne troveremo altri. Poi perché non essere imbarazzanti? Scusate. 40 rispetto a 34, ottimo, quindi mettiamo questo. Oh, mo vedi che... già si ragiona. Già si ragiona. 26, 36 e 32. Vai col 36, vedi com'è fashion? E niente, è diventato pittore pure lui, guardalo. Questa qua fa cagare, quindi nel caso da ripigli. Il completo ci teniamo questo, non ne abbiamo altri. Bene, 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 quindi... direi che possiamo andare verso quella zona. Così magari proviamo a vedere pure se riusciamo a... Salve, signor Semi. Che posso fare per te? A fare le che schivate. Che cosa c'è in vendita? Sarebbe cosa Con buona cosa e giusta posso anche aiutarti per il... oggi? Per l'obiettivo. Quindi... Stiamo a fare i sordi, Spero immagino se ne andranno presto. Via molto facilmente, però vabbè. Dopo quello che Ranrock ha fatto a quel banchiere Goblin alla Gringot, ciò che è successo ad Arn non dovrebbe sorprendermi. È pure notte, quindi ocio. E... la fiammella del tele... aspetta. Cos'è questo? Ok. Sento un sound un po' strano, sbaglio. Rebellion. Allora. Beast welcome. Beh, insomma. Allora, scaglia di nero delle Ebridi. Il nero delle Ebridi è un drago enorme che può superare i 9 metri di lunghezza. Una grossa scaglia ruvida appartenuta a uno di questi esemplari è fra i più preziosi possedimenti di Archie Birkl, il quale la conserva nel suo nascondiglio, che sarebbe questo. Rebellion. Però vabbè, non possiamo rubacchiare niente. Ci sta, ci mancherebbe altro. Questo posso... ma non so se tipo posso rimontarlo o altro. Facciamo... allora, sulla destra... no, ancora più avanti c'è quello. Facciamo così, no? Riparo! No? Vabbè, uno ci prova. Questi però vorrei attaccarli, così vediamo. Ricognitore. Reveglio! Ah, ricordiamo che dobbiamo fare un po' di... no. Ah.
spero mi completi la missione. Aia. Merda. Troppo presto schivo. Merda. Ok. Fatemi vedere però una cosa. Posso controllare se sto completando la missione? Scusa. 9, 10. Sì. Ce l'abbiamo quasi fatta. Sì. Perfetto. Detto. Passo. Incendio. Levioso. Passo. Incendio. Maledette bestiacce. Vabbè, però ci sta, ci sta. Almeno completiamo anche cose. Completiamo cose. Molto bene, molto bene. Dopo le rovine, sono sulla strada giusta. Levioso. Faccio. Incendio. E comunque si livella. E raccogliamo, ecco, vedi, anche cose un po' particolari. Dopo le rovine sono quelle le rovine, immagino, no? Sti cazzi, io vado a vedere tutto, signori. Deve questo, essere stato abbandonato molto tempo. Revelio! Anche perché queste missioni secondarie in fondo sono per farti scoprire ste cose. Cioè, quella l'ha detto dopo le rovine, è per farti scoprire le... Merda, le rovine! Faccio! Incendio! Oh, maledizione. No, non è stato lui. Chi è? Ok. Faccio. Incendio. Levioso. Attenzione, bro. Revelio. Qua comunque ci sono dei cattivoni. Incendio. Protego. Merda. Vabbè, ci sta, eh? Meno che ne c'ha la mammina che ci inchiappetta. Incendio! Vieni fuori prima che ti trovi io. Passo! Incendio! Yeah. Levioso! Questo non è uno! Adesso è zitto, buono! Incendio! Ma che ne sa? Revelio! Non so se siamo cattivi. No? Non penso si possa. Ecco. Vabbè, onesto. Revelio. Anche le rovine andavano spippolate. No, però aspetta. Ci stanno cose. Come cazzo. Ah no, ok, questo si scassa. Però devo scassare pure questi. No. Ma così non mi fa. Faccio. Ok. Ok. E questo ci può essere utile da qualche parte. Forse per salire di là. Allora, un'altra cosa che voglio vedere è quello là. Ok. Revelio. Faccio. Questo è che quello mi serve per salire qua sopra. E qua.
Sembra strano, ma... anche perché più di questo non si avvicina manco, no? Vabbè, oh, io ci ho provato, che vedevo dire. Sta di fatto che... qua c'è una grotta anche... interessante. Rebellion! Immagino che questo vada portato qua. No? Allora. Revelio. A combacia combaciano, però non mi ha aperto la... la grotta, non so se... Faccio! Piuma, piuma. Proviamo a vedere se... no, ho sbagliato. Se magari la luce serve. No. Faccio Legioso. No, non lo so. Anche se Lumos. Faccio. Legioso. Magari cadendo. Ah, doveva stare sopra così. Davvero intrigante. Revelio. Non ero mica accorto che mi aveva aperto la grotta. Allora qua attenzione perché... ok. Con quale utilità? Apparentemente nessuno. Qualcosa l'abbiamo trovata. Qua no. Lumos. Ok. Boh, può essere solo per quello. Evidentemente. Interessante, comunque interessante. A questo punto potevamo andare anche con più finezza all'altra grotta. Pensavo fosse più complicato. Allora, il nostro obiettivo è lì in fondo. Ricordiamoci che c'era anche un teletrasporto nei... paraggi, nello specifico sulla destra. Quindi dovrei andare esattamente tutto a destra, qua lungo questa strada. Lo so che allunghiamo, signori, però almeno abbiamo un teletrasporto un po' più vicino. Là c'è un ragno che... questo pure che cos'è? Ok, qualcosa di aggressivo. Ok. Revelio. Questo è più incazzoso. Merda. Levioso. Incendio. Proteggo. No, perché te proteggo? Passo. Sono cattivi. Levioso. Schivalo, schivalo. Curati. Faccio. Incendio. Levioso. Che non mi fa niente, minimamente. Dovrei fare la parata, ma è un po' complicato. Faccio. Incendio. Merda. No, ma perché non si è curato sto coglione? Allora, questo l'abbiamo fatto. Però ecco, ce n'è un altro. Incendio. Non c'è niente con accio, quindi occhio. Ok. Devo stare un po' più accorti.
stupidito. Più che altro questo è utile per stunarli, quindi ok. Però qua c'è anche un qualcosa. Ah, ok. Stupidito. Ne abbiamo fatto un caso. Pazzo. Incendio. Leviosa. Però vedi, in alcuni casi riesci a ribaltare questo stronzo. Vabbè, mo non spreco quello che tanto. Leviosa. Ok. Carichiamoci. E tornando a noi qui, quindi cosa c'è? Non riesco a capire se è un qualcosa che... non... no. No, Cassius. Rimettimi questo. Vabbè, comunque. Già che ci siamo. Andiamo qua. Quello là onestamente non so che cosa sta ad indicare quel simboletto. Forse semplicemente che c'erano ste una bestie. Risorsa molto utile la tua guida pratica. Tutto è possibile. Andiamo ai funghetti. Vabbè, pure queste scarpinate notturne però sono divertenti, mo, a parte che ci hanno inchiappettato smale, però in fondo è bello poter esplorare in modo così importante. No? Ok. C'è qualcosa pure qui sopra, ma chissà come ci si arriva. Rebellio. C'è una strada dall'altro lato. Questo signori purtroppo è uno di quei giochi che a me porta per 18.000 ore per fare delle cagate in giro. Deve essere questo. Troviamo l'ingresso magari. Troviamo... c'è una porta, scusate. Cosa entra? Scusate. Qui non c'è niente. Sembra ci sia più di un modo per entrare. Ah. Beh, noi in realtà quindi potremmo anche fare una cosa. Scusa. Anche se poi li dobbiamo attaccare. Sbaglio sempre, vado nel menu per... Una volta finita la guerra, la stirpe magica sarà sotto... Rebellio. Ruba un dardo della balestra di un tiratore dei seguaci. Sconfiggi tutti i nemici come preferisci. Imprese nei duelli. Come lo faccio a rubare un dardo? Non so cosa sia. Ancora nulla da segnalare qui, se interessa qualcuno. Però non ci hanno visto. Fin quando non ci vedono, però possiamo fare i nostri porci comodi, credo. Attenzione. Aspetta, vedi là. Vincenzo. Avrò pace finché non siamo quanti mai sarete. Aia. Idiota. Merda. Aspetta. Ammazza quanto gioco però. Allora, iniziamo a... Incendio! Incendio funziona bene.
faccio. Dai tempo. Incendio. No. No. Levioso. Non mi lascerò coprire di rincone. Aspetta, non vedo più niente. Converrebbe pararli, lo so, ma... Aspetta. Allora, per rubare i dardi... Vedo che hai seguito con attenzione le lezioni di difesa. Reveglio. Ah, tipo que... No, non è un dardo. Oh, merda, scusa. Sto cercando di capire... Si mettono male. Incendio. Ok. Tardo. No, anche per completare la sfida. No. Credi davvero di Rebellion? Scendi giù però, eh. Che fate? Aspetta là. Aspetta, va intanto. Però questa ce la segniamo. No. Revelio. Giovano. Non so come beccarlo quello. Ma ti stai almeno impegnando? Ma perché non scendi qua se c'hai le palpebre? Scusa. Sta imboscato là sopra sto stronzo. Aspetta, ma intanto facciamo così. Revelio. Che incantesimo. I carretti stanno tornando da Arna. Ah, tornano... giustamente l'aveva detto che c'era... Ah, forse sono questi? Che non posso prendere così, ma devo prenderli tipo così, può essere? No. Revelio! Che ci devo fare? Levioso! Incendio! No? Non saprei. Revelio! Vabbè, comunque quello è risceso dall'altro lato, mo. Mi piace. Vieni qua. Guarda come mi fa perdere tempo. Porco due. Un attimo. Taccio. Incendio. Che cos'è? Niente male, non c'è che dire. Non abbiamo completato tutte e due le sfide, ma non ho capito qual era la cosa della... La balestra, boh. Revelio. Dopodiché qua c'è anche questo. Qua c'è questo qua che in realtà... Incendio. No. Revelio. Questa cosa anche qua. Ma pure queste cose che sono? Faccio. Incendio. Levio. Onestamente non so cosa poterci fare, signori. Probabilmente, oddio, può essere pure che ci manca qualche incantesimo. Ricordiamoci che noi siamo andati abbastanza randomici senza sapere. Quindi, Revelio. Boh, può essere che dopo dobbiamo ritornare qua. Non so che dirvi. Anche perché non so cosa farci, quindi. Va bene, va bene. A questo punto direi che però ci possiamo... A riteletrasportare qua. Ci siamo. E vediamo un attimino che... È un Aspetta. Vero piacere vederti. Sono l'equipaggiamento migliore con statistica. Ok. Vabbè, poi vediamo. Anzi. Andiamo a vedere un attimo. È molto da lavorarci, signori, lo so. È molto da spippolare qua. Lo possiamo vendere. Sharp
Aspetta, abbiamo trovato questa qua che abbiamo. Questa fa più cagare. Questa è buona, ma dobbiamo arrivare a livello 16. E mentre il completo, anche qui, questa meno, questa a livello sempre 16, ma difesa meno, quindi in realtà la vendiamo direttamente. Certo, c'ha il suo slot libero che quindi si può migliorare, ma siccome al momento ancora non sappiamo come, facciamo che sta ancora lì. Salve. Arn, ho buone notizie. I carretti stanno tornando. Io non so davvero che dire. Ormai avevo quasi perso la speranza di ritrovare le mie cose. I seguaci di Ranrock mi considerano uno sciocco perché credo nella bontà della stirpe magica, ma ora so di aver ragione. Quelli che ho affrontato erano decisi a rendermi la vita difficile. Sono lieto così, che tu stia bene. Oh, non vedo l'ora di riavere le mie cose, specialmente i miei colori. Ah, sai, mi ha ispirato. Sono anni che ho a che fare con streghe e maghi e siamo sempre andati molto d'accordo. Magari il mio prossimo dipinto sarà un tributo a quanto di buono c'è tra noi. Che vabbè. Bella idea, Arn. Ti auguro di riuscirci. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie ancora per tutto ciò che hai fatto. Tra l'altro devo vedere se tra le missioni io devo tornare dalla professoressa per farmi dare l'incantesimo, perché l'altra volta ce l'aveva dato in automatico. Incarico, sì, speriamo. Sì. Ok. Beh, giusto per saperlo. Andiamo un attimo qua all'equipaggiamento che ci ha dato. Che ci aveva dato il cappellino? No. Questi ogni tanto ci danno cose, ma noi non sappiamo che fine facciano. Vabbè. Ti mostrerò le mie merci. Va bene, quando tornano i carretti magari mi faccio vivo, eh? Salve, signor Semi. Che posso fare per te? Sempre compravendita, o meglio, sempre vendita. Con cosa posso aiutarti oggi? Niente. Allora, questa qua te la vendo. Questo te lo vendo. Questo te lo vendo. Questo ancora non posso metterlo, me lo tengo. Questo invece te lo vendo. Pure vai, e questo pure. Spero di rivederti presto. Perfetto. Ci guarderemo per il momento. Sediamo pure noi. Questo sembra uscito da un libro di favole. E chiediamo a questa che vuole, dopo che siamo passati da 18 ore. Ciao, Natti, come stai? Guarda come siamo. Spero tu ti sia ripresa proprio dalla nostra movimentata gita a Hogsmeade. Sto bene. Ma sono preoccupata per te, con Ranrock, Rookwood e Harlow tutti a darti la caccia. In questo momento sto bene. All'epoca non ne abbiamo parlato, ma spero che ora mi rivelerai perché ti stavano cercando. Non ho mai incontrato Rookwood o Harlow. Forse mi confondono con qualcun altro. È un po' strano che entrambi cerchino uno studente di Hogwarts con tanta foga. Ma qualsiasi fosse la ragione, eri chiaramente in pericolo. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Quel giorno a Hogsmeade ho capito una cosa. Hai mostrato grande coraggio nell'affrontare quel troll. E Siruna non si è lasciata intimidire da Rookwood e Harlow. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Vabbè, diciamo. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé. E il fatto che siano anche in combutta con Ranrock, beh. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene, ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda,
Se ti servo, sono qui. Grazie, Natti. Avventuriera. Ce lo doveva dire così lontano da Hogwarts? Come osi minacciarmi? Ma che succede qui? Si è completata la ragazza di Uanose. Vabbè, c'è comunque un'altra missione qui nelle vicinanze. Ma signori, la vedremo nel prossimo episodio di Hogwarts. Oddio, no, in realtà in linea d'aria non è che siamo poi così lontani da dal castello, perché facciamo prima a buttarci là come se non ci fosse un domani. Ma, come detto, sta di fatto che per oggi ci salutiamo qui. Ragazzi, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Spero che anche queste spippolate vi possano far piacere. E seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. E ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.